le parole della Palestina, volti e libri dal conflitto. Russia, un paese sterminato e in cerca di una nuova identità. Dal 24esimo Salone Internazionale del Libro, Futura TV manda in onda volti e storie di popoli che hanno ancora molto da raccontare. Di carta o digitali? Che libri leggeremo? Il futuro dell'editoria visto da chi libri li annusa, li sfoglia, li pubblica e li vende. Editori e addetti ai lavori a confronto tra pagine di carta e libri digitali. Spazio dedicato alla Palestina e ai suoi protagonisti. Il Medio Oriente è qui, al Salone del Libro di Torino. La Palestina raccontata dai suoi rappresentanti culturali e non solo. Al Salone del Libro, il conflitto che da più di 50 anni investe questa striscia di terra medio orientale ha lasciato per un attimo spazio ad un racconto diverso, quello sul futuro della Palestina, discusso nel corso di incontri e conferenze. La più significativa ha visto confrontarsi il filosofo Jamil Hilal, l'ex consigliere di Yasser Arafat, Nusay Bey Sari, e lo storico Pape Ilan in una sala gremita di spettatori. In occasione come queste, dice Hilal, la regola vuole che siano invitati anche interlocutori israeliani, ma occupati e occupatori non sono sullo stesso piano. Parole che testimoniano la difficoltà di dialogo tra le due culture, ebraica e musulmana. Ma la presenza della Palestina all'evento letterario del 2011 è anche un'occasione di testimonianza e speranza, la stessa espressa dal console palestinese, Gaber Hani. Questa finestra che la Palestina ha all'interno del Salone del Libro di Torino, come la giudica? Una buona opportunità, un modo per raccontare la storia del vostro popolo? Beh, certamente per noi è un grande evento, un'opportunità straordinaria, perché non si può dividere assolutamente la cultura di un popolo dalla sua situazione politica generale. E noi, i nostri scrittori, i nostri poeti hanno sempre trasmesso la sofferenza, la situazione del nostro popolo tramite loro narrazioni, loro poesie. E che è stato un lavoro straordinario, ha fatto conoscere la nostra causa, la nostra questione a livello internazionale. Quest'anno noi siamo come ospiti speciali della fiera e speriamo che prossimamente saremo ospiti d'onore, come hanno fatto con Israele, con l'Egitto, con gli altri paesi, con la Russia quest'anno, anche per la Palestina. È stato più intenso il lavoro della cultura che non quello politico? Ma sono, diciamo, lavorano parallelamente con lo stesso passo, diciamo, sia la politica che la cultura. E ognuno ha il suo lavoro da compiere e da fare per servire la causa nazionale. Il diplomatico fa il suo lavoro per far trasmettere un messaggio di pace, di libertà, di rispetto dei diritti dell'uomo, per far trasmettere al mondo intero che noi, un popolo, con tutti gli effetti, abbiamo il diritto, il sacrosanto diritto a vivere in pace e libertà con dignità nella nostra terra. Tanti libri, molte voci e un solo scopo: raccontare al mondo il futuro della Palestina. Ospite d'onore al Salone del Libro 2011, la Russia, paese di grande tradizione letteraria, ha parlato di sé attraverso le voci di scrittori e giornalisti. Con la caduta dell'URSS e la crisi degli anni 90, la grande madre Russia ha lasciato ai suoi figli un'eredità pesante. Quanto sono liberi i mezzi di informazione nella Russia di oggi e cosa significa essere scrittore piuttosto che giornalista in un paese in cui esistono temi mortali, per cui chi si oppone al potere costituito ancora oggi rischia la vita? La libertà dei mezzi di comunicazione è un tema tabù nella Russia di oggi, cosa ne pensa? La libertà di stampa è un problema centrale nel nostro paese, perché senza la libertà dei mezzi di comunicazione non è possibile avere una vita economica, politica e sociale che sia normale. Ma io, come scrittore, mi interesso della libertà dei mass media legata prima di tutto alla letteratura. Do you think that literature can be a good mean to avoid censorship?
La letteratura non è un mezzo contro qualcosa. La letteratura è la letteratura. È un modo di descrivere le cose diverso da come lo fa il giornalismo. È il modo per descrivere realtà complesse. La professione di scrittore e quella di giornalista sono professioni diverse. Il ruolo dei giornalisti comprende in sé spesso quello di scrittore e i temi sociali e politici vengono mossi dalle pagine dei giornali a quelle dei romanzi degli scrittori contemporanei. Cosa significa essere giornalista in Russia oggi? È una domanda curiosa. Cosa significa esserlo in altri paesi? Significa tutto ciò che volete che significhi. La professione del giornalista è una professione rischiosa in Russia, perché sul territorio russo esistono zone calde, conflitti infranazionali sui quali i giornalisti stanno facendo luce. Come ad esempio nel Caucaso. I giornalisti vengono uccisi, intendo quelli onesti, non corrotti. Per loro è una professione molto rischiosa. I giornalisti corrotti non rischiano quasi mai, perché fanno quello che serve per i soldi e raramente sono in pericolo. Cosa pensa della libertà di parola oggi in un paese come... Libertà di parola letteraria, non di parola di informazione. La letteratura segue un suo destino, bellissimo, ampio, come ci ha dimostrato il Salone, mentre l'informazione quotidiana soffre molto. E quindi essere giornalista oggi significa? Avere molti rischi, prendere molti rischi e nessuno può prevedere come andrà a finire. Come scrittore mi sento libero, assolutamente. Esiste una mancanza di libertà, però questa è legata principalmente all'attività dei giornalisti. Il dissenso in Russia esiste ancora, sta solo assumendo una nuova forma. La dissidenza di oggi, oltre che criticare il governo di Putin, attacca anche la Chiesa ortodossa e si occupa di difesa dell'ambiente. Sono artisti, intellettuali, avvocati e cantanti e per far sentire la loro voce usano ogni mezzo, piazze, giornali, palchi e soprattutto il web. Il dissenso si organizza in nuove forme. I suoi argomenti sono sovrastati dalla propaganda di Stato e dalla popolarità di Putin. La sfida cruciale per gli attivisti oggi è trovare una lingua convincente per la gente comune. I blogger russi sono diventati una tale massa attiva che quando succede qualcosa scrivono, si scambiano informazioni, boicottano. Io non credo a quelli che si riuniscono in piazza ogni 31 del mese per protestare. I giovani, l'opposizione odierna è quella che si forma su internet. Sono giovani di 25 anni, sono persone oneste, non vogliono il potere, vogliono che il potere che c'è sottostia alle leggi. La libertà della rete è una minaccia per molti governi, ma la stessa rete può essere usata per bloccare la voce dell'opposizione. Oltre agli attacchi informatici, la cyber war ha portato anche alla diffusione di numerosi indirizzi di posta elettronica appartenenti a difensori dei diritti umani, giornalisti, appartenenti a partiti dell'opposizione, con manifesti inviti a usare la violenza nei loro confronti. Le autorità incaricate dell'applicazione della legge russa si sono rifiutate di intraprendere azioni penali su questi casi. Quando la Russia si chiamava ancora Unione Sovietica, a Mosca nel 1987, su iniziativa di alcuni intellettuali e dissidenti russi che avevano militato per la difesa dei diritti dell'uomo, nasce Memorial. Oggi Memorial riunisce decine di organizzazioni che operano in Russia, in Kazakistan, in Lettonia, Georgia e Ucraina, svolgendo il lavoro di ricerca storica, di divulgazione e di difesa dei diritti umani, in particolare nelle zone di conflitto armato, dal Nagorno-Karabakh alla Cecenia. Scopo principale dell'associazione è stato fin dalle origini custodire la memoria delle vittime delle repressioni politiche in Unione Sovietica. Memorial è attiva anche nella difesa dei diritti dell'uomo. I mezzi di comunicazione in Russia sono spesso un modello per i paesi confinanti, ma sono anche oggetto di un sistema giudiziario che tende a perseguitare i giornalisti indipendenti, aumentandone il livello di autocensura e lascia impuniti coloro che attaccano fisicamente o addirittura uccidono i giornalisti. Nel 2010 soltanto una persona su sei poteva dire di vivere in un paese in cui la stampa era completamente libera. Thank you.
Johann Gutenberg, l'inventore della stampa, è tornato in vita. 30 anni fa, infatti, nel 1971, nasceva il progetto omonimo, il progetto Gutenberg. In pratica, l'idea è quella di reinventare completamente il mondo dell'editoria, con l'e-book, ovvero un libro in formato digitale. Siamo qui al Salone del Libro proprio per cercare di capire qual è il futuro dell'e-book. Un ebook è un file digitale che dovrebbe emulare del tutto un libro, ma è possibile leggerlo sui Kindle della Amazon oppure altri device come l'iPad della Apple o semplicemente su un computer. Al Salone del Libro di Torino sono in molti a pensare che il futuro sarà ebook. Ma sarà così davvero? Attualmente i dati sono molto tristi. In Italia la vendita di ebook è solo lo 0,1% del mercato editoriale. In Inghilterra il 5%. Numeri bassi che non fanno sperare in un futuro radioso per l'ebook, almeno in Europa. Negli Stati Uniti, invece, ha preso piede, ma gli editori italiani continuano a vedere il futuro in questo formato digitale, anche se nel 2010 hanno pubblicato 685 ebook contro 58.829 del formato classico. Le idee sul futuro degli ebook sono confuse e contraddittorie. Noi in realtà stiamo investendo tantissimo, però è una cosa che richiede soldi, richiede tempo e avere i diritti. Cioè noi chiediamo ad agenti e autori il permesso e ci dicono ma non lo so cos'è l'ebook, ma poi me lo piratano. Quando state investendo economicamente appunto sugli ebook? Un 10% comunque degli introiti dell'anno scorso lo investiamo sugli ebook. Da parte degli scrittori invece qual è la loro disponibilità a far trasformare i loro libri in ebook? No, sono tutti disponibili, non c'è problema. I risultati iniziali sono abbastanza blandi, direi. C'è stata una discreta esplosione di vendite dell'hardware, cioè del lettore sotto Natale. Di conseguenza a gennaio c'è stato un picco alto delle vendite, degli scaricamenti, diciamo così, dei prodotti libri, perché uno si era trovato in mano questo nuovo oggetto, diceva vediamo un po' come funziona. Poi però si è riassestato su dei valori che sono tutto sommato ancora modesti. Quali sono però i limiti della diffusione degli ebook? I tablet e gli e-reader, i supporti digitali per leggere gli ebook, sono ancora molto costosi. Inoltre, per pubblicare un libro prima dell'arrivo dei computer in formato digitale ci vuole molto tempo. Questi due sono alcuni dei problemi che riguardano l'ebook. Forse in un futuro prossimo potranno essere superati. Il prezzo dei tablet per ora è naturalmente alto, non è un prezzo da tutti, però è un prezzo che è in diminuzione in realtà e sarà ancora più basso nei prossimi tempi. Teniamo conto che se è vero che il nuovo modello di iPad costa dai 479 euro, c'è il vecchio modello che va esattamente bene uguale come lettore di ebook che su eBay si trova già a 300, per dire, ed è un prezzo sicuramente più basso. È vero che il prezzo degli ebook è più basso del prezzo dei libri normali, però è anche vero che mentre il libro normale ha un'IVA ridotta, 4%, l'ebook arriva del 20%. Quindi la compressione del prezzo è limitata perché poi c'è questa aggiunta di un 20 punti percentuale di IVA che di fatto lo riporta a un prezzo abbastanza elevato. Forse è sbagliato definire gli ebook come libri, saranno oggetti nuovi con scopi differenti. Il piacere di sfogliare un buon libro probabilmente non scomparirà. L'ebook però ci darà una modalità completamente differente di lettura. Il futuro dell'editoria in Italia dalla voce di chi i libri li crea. Numeri e prospettive di un settore in continua trasformazione, per stare a passo con i giovani, ma non solo. La lettura interessa ancora? Il libro di carta riuscirà a sopravvivere? Queste domande le abbiamo poste a chi i libri li pensa, li produce e poi li vende. Grandi e piccoli editori alla conquista di un mercato sospeso tra il libro tradizionale e quello digitalizzato. Andiamo a conoscerne alcuni. Carta in generale, ancora prima del libro, non solo ha speranze, ma ne ha talmente tante che tra mille anni le vedremo, perché è una delle tecnologie più incredibili che siano mai state inventate. Noi siamo convinti che la lettura sul libro cartaceo non verrà messa improvvisamente in crisi dal libro digitale. In Italia probabilmente, come si vede dai dati attuali,
questa evoluzione sarà un po' più lenta, voi la minore propensione alla lettura e voi appunto la minore familiarità nei confronti dei mezzi tecnologici. Gli editori presenti al Salone del Libro 2011 sono stati 1500. Il 70% di loro sono piccoli e medi editori. Tutti, chi più chi meno, credono nella sopravvivenza del libro di carta. I più coraggiosi scommettono addirittura in una sua seconda vita, tutta ancora da creare. È il caso della Partnergraph, casa editrice esordiente. La particolarità, diciamo, del nostro prodotto è che vogliamo riutilizzare il materiale cartaceo come strumento appunto di lavoro, come supporto materico, cioè come riacquisizione di un rapporto anche fisico con il libro. Bisogna prima di tutto partire da questo, cioè utilizzare il libro, il quaderno anche, con la funzione di essere scarabocchiati, integrati con pensieri, idee personali, in modo che il giovane alla fine si ritrovi un lavoro, comunque un oggetto suo, qualcosa che non è evanescente come, diciamo, il materiale digitale. Diciamo che siamo ancora in una fase che non fa vedere ancora molto chiaramente quale sarà l'evoluzione di questo mercato. Non pare esserci un boom della lettura sui cellulari, ad esempio sulle smartphone, anche se questa era stata preconizzata come una delle rivoluzioni possibili. Tra circa una decina d'anni probabilmente si venderanno circa meno 30% di libri, però il 70% resterà su carta, quindi il futuro è ancora molto roseo. È evidente che tutte le case editrici, le librerie dovranno capire come colmare questo 30%, quindi con gli ebook o con altri prodotti digitali, sempre però, diciamo, chiamiamoli libri. Chi sono i lettori del XXI secolo? Giovani, meno giovani, è difficile realizzare un identikit del lettore tipo. Gli editori però ci provano, creando il ritratto di un mercato variegato, spesso sospeso tra la lettura di libri tradizionali e quelli digitalizzati. I dati dicono che gli acquirenti di libri digitali sono soprattutto nella fascia, diciamo, fra 35 e 40 anni e i 50, quindi non c'è ancora questo salto generazionale così forte nei confronti dei giovani che sappiamo essere molto più abituati invece all'uso appunto della tecnologia e quindi di certi dispositivi. Più che cluster di età o di tipologia per se stessa, sono un po' due mondi, chi legge e chi non legge. Non c'è età o non età e quindi è la cultura che fa la differenza. Tra quelli che leggono, diciamo, c'è tantissimi giovani, che sono quelli che leggono forse di più di tutti. Più che essere una gioventù anagrafica, si debba pensare a una gioventù mentale, cioè il lettore deve essere giovane comunque perché deve avere la curiosità di scoprire o eventualmente riscoprire, e quindi la nostra idea è che il libro possa essere un buon strumento per riavvicinare adulti e ragazzi. Non è un isolamento, è una condivisione. Dal padiglione dei cosmonauti e dal 24esimo Salone Internazionale del Libro di Torino vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Futura TV.